Buonasera a tutti, intanto grazie a voi per avermi coinvolto esaltando un'iniziativa che è figlia di un lavoro lungo 20 anni per quanto mi riguarda, e uno degli elementi che in economia conta è la continuità dell'iniziativa. Cioè, non è indifferente che io sono arrivato a compiere questo è il 18° anno che faccio il sindaco, con una interruzione di 5 anni, ma ovviamente sempre al di dentro dell'amministrazione, quando ho fatto per la prima volta l'assessore e poi il vicepresidente della provincia. È un elemento fondamentale perché quello che accade ritualmente nelle istituzioni di questo paese è che i processi di sviluppo si interrompono, si cancellano e si riprende da capo. Ed è uno degli elementi che il professor Viganò dell'Università Bocconi, il quale ha voluto che io facessi una comunicazione come quella di stasera ai suoi studenti qualche settimana fa, anzi ai suoi ex allievi che sono tutti degli economisti del turismo in tutta Italia, e lui mi ha avvisato che Castelmezzano aveva ottenuto quel riconoscimento da parte dell'Organizzazione Mondiale del Turismo e della FAO come buona pratica del turismo sostenibile della montagna. Io proverò, anche a seguire un po' la traccia che voi avete in qualche modo segnato prima di raccontarvi la nostra storia. Parto da ciò che diceva Pasquale, e cioè lo spopolamento e le condizioni che lo hanno determinato, la politica, le sue responsabilità, è una società che in qualche modo è lo specchio. La politica a volte è un po' lo specchio più degenerato della società, ma se voi andate in un tribunale piuttosto che in una università, in un ospedale, non troverete grandi virtuosi. Per cui la politica a volte è lo specchio, fotocopiato e a volte più degenerato della società, ma non si distingue, non si distanzia molto da essa. Questo per convincimento che in qualche modo ha accompagnato, osservando quello che accade, non c'è più la politica onnivora che segnava, come è accaduto fino al 1992, accompagnava i processi di crescita o di decrescita. La politica oggi è ancillare, e in qualche modo lo vedete da quello che accade, ha una incidenza minima. La società post muro di Berlino ha voluto una politica minima. Poi noi osserviamo le deformazioni, quelle che legate al clientelismo, legate agli abusi, ai soprusi, a qualche ruberia, ma da 30 anni, poco meno, cioè dal 93-94, la politica non decide del bene e del male. Questo lo dico per aver svolto qualche funzione e qualche ruolo. Lo spopolamento è il frutto di una catena di errori, ma il professore Romano, che da quello che ho ascoltato in maniera mirabile, ha raccontato efficace, molte idee, alcune delle quali anch'io ho perseguito. Lui sa che in generale la montagna, l'Appennino per quanto riguarda l'Italia, è la montagna delle società evolute, quelle restando nel perimetro europeo, hanno i medesimi problemi che abbiamo noi, con diversa qualità nell'organizzazione dei servizi, questo sicuramente, ma la montagna francese, quella spagnola, quella portoghese, l'entroterra della Germania, vive gli stessi drammi che stiamo vivendo noi, e cioè
incapacità di riorganizzare servizi e renderli qualitativamente elevati, una decrescita oramai inarrestabile della popolazione. Faccio un esempio sulla mia comunità, che è molto più controllabile perché siamo meno di 800 abitanti. Al mio paese nascono mediamente 2-3 bambini ogni anno, se ci va bene. Ne muoiono 24-25. Questo significa che noi abbiamo un saldo negativo di poco più di 20 persone all'anno. In 5 anni sono 100 persone in meno. Capite che noi non le recuperiamo 100 persone. Poi c'è l'emigrazione intellettuale, che è, come dire, una piaga molto più decisiva, perché ovviamente sono le persone che vanno via, i migliori, mettiamola così, no? Ma soltanto per saldo negativo noi non riusciamo più a fronteggiare quella curva demografica che, nonostante l'emigrazione, negli anni 50, 60, 70, voi siete, come dire, un po' più maturi di me e sapete perfettamente quello che accadde negli anni 60, non più l'emigrazione verso le Americhe, l'emigrazione verso il Piemonte, verso la Lombardia, verso la Toscana, verso la Svizzera, prima ancora il Belgio, sono, come dire, percorsi che hanno seguito tutte le nostre comunità, ma le nostre famiglie avevano mediamente 5 persone. Oggi noi abbiamo 1,2, 1,3. Ora, con questa tendenza e nel saldo nati morti che noi ci avviamo verso la desertificazione. Questo è il dato, diciamo, rilevante. Questa vicenda accade in Basilicata, accade in Molise, accade in Liguria. Ma per la prima volta una delle aree del paese che ha maggiormente elevato, come dire, anche per densità abitativa la demografia di questo paese, cioè l'Interland napoletano, per essere chiari, Torre Annunziata, Torre del Greco, che avevano la densità di popolazione quasi equivalente a quella di Tokyo, negli ultimi 2 censimenti hanno avuto un crollo che per la prima volta, arrestatasi in parte l'emigrazione, si è manifestata. Quindi c'è un processo che riguarda le società occidentali, questo noi ce lo dobbiamo dire per onestà intellettuale. Poi arrivo anche agli errori, evidentemente. Quindi lo spopolamento è un fenomeno che neanche le intuizioni che abbiamo portato avanti noi ha risolto. Abbiamo mitigato l'emorragia demografica noi. Tant'è vero che io non percepisco i fondi quelli del Ministero degli Interni sugli indici di vulnerabilità sociale ed economica, perché ho l'indice meno basso della provincia di Potenza, complice una serie di cose. Quindi, io non è che la mia comunità non è che navighi nell'oro, questo per essere chiari. Ha fatto dei passi importanti in avanti, ha un reddito pro capite più alto della media dell'entroterra della Basilicata, ma in qualche modo vive questa condizione. Ora, una rondine non fa primavera, per cui io non sono un'oasi nel deserto. Però la fiducia di aver dimostrato che è possibile un mondo diverso è una opportunità di sviluppo per il nostro territorio. Quindi io dico questo, che la politica ha le sue responsabilità molto gravi, la società ne ha altrettante. Quello che è accaduto negli ultimi 8 anni è sotto gli occhi di tutti. La società italiana si è innamorata in maniera progressiva e si è disinnamorata con altrettanta velocità di Renzi, di Di Maio e delle 5 Stelle, di Salvini, ora della Meloni. Sono passati 8 anni e noi abbiamo assistito al 40% di Renzi e ad un processo di condivisione dell'opinione pubblica imbarazzante, che neanche la storia dei partiti aveva garantito. Pensate a quello che è accaduto nel 2018 sul fenomeno 5 Stelle. Loro non proponevano nulla,
raccontavano il male degli altri. Il male di questo tempo è che il consenso si aggrega, diciamo, elevando il dissenso, cioè è la contrarietà che mette insieme le persone, non la proposta. Quante persone direbbero al professore Romano, ma che ci vuole dire mo che attraverso questo sistema noi invertiamo la tendenza? E io proverò a spiegarvi quello che in piccolo è accaduto. E anche, prima di farlo, io non credo che il Parco del Vulture, qualunque sarà l'organizzazione istituzionale e chiunque ne sarà a capo, sarà in grado di mettere a sistema quell'immenso e straordinario patrimonio, ma non per sfiducia nei miei colleghi, perché la condizione è partita già con un piede sbagliato. Voi siete quanti comuni? 9 comuni. 10, più Venosa 10. 10 comuni. 10 comuni, avete un'area protetta di poco più di 6.000 ettari, ok? Perché l'operazione della discontinuità territoriale è stata fatta perché sennò il parco non si realizzava per, come dire, gli sconvolgimenti che avrebbe determinato. Il parco di Gallipoli Cognato, che è un parco che ha 5 comuni e 5 comuni non arrivano a 5.000 abitanti. Ok? Castelmezzano, Pietrapertosa, Calciano, Oliveto, che è uno dei paesi più piccoli della provincia di Matera, meno di 400 abitanti, e Accettura, che è il paese un po' più grande, ma ha 1.300-1.400 abitanti. L'estensione di quel parco è 27.000 ettari, cioè c'è continuità territoriale. Dal 1986 quei 5 comuni senza discontinuità e senza, come dire, aree franche è parco. Poi il parco si è costituito nel 1998-99, ma dal 1986 ci sono i cosiddetti vincoli, quelli che ovviamente generano il maggiore dissenso sull'intero territorio dei 5 comuni. Soltanto 3 anni fa, per mia iniziativa, siamo riusciti ad realizzare le cosiddette aree buffer, che sono le aree cuscinetto, che hanno una scarsa valenza paesaggistica e ambientale, ma che in qualche modo, diciamo, che sono le aree artigianali, che sono le aree più periferiche, di minor pregio ambientale e paesaggistico. Ora, il parco non riuscirà a mettere a sistema quel patrimonio. Credo invece che l'esperienza esemplare del rilancio di Monticchio possa servire da volano a cui gli altri possono aggregarsi. Voi avete già un brand, che è l'Aglianico, diciamo, un brand non, diciamo, di prodotto inteso come turismo esperienziale, ma diciamo, è già riconoscibile il Vulture per i 3 liquidi a cui facevi riferimento, ma innanzitutto acqua e vino. L'olio è molto più diciamo, diffuso anche sul territorio nazionale, seppure è un'eccellenza di questo territorio. Ora, io credo che il patrimonio del Vulture è straordinario per tutte le cose che hai mirabilmente rappresentato, dal turismo religioso, le vie crucis. Io che sono stato presidente della provincia ho avuto in quegli anni la possibilità di conoscere tutti gli anfratti, le strade, i conflitti, le cose. Io conosco Monticchio come pochi, per tutti, più per i conflitti che per le cose buone, ma conosco la straordinarietà di, diciamo, di questo territorio, Venosa, l'Incompiuta, e Barile, le cantine, insomma è un patrimonio straordinario. Credo più che se l'operazione che si è avviata, sperando che sia poi attuata nei termini e anche con le idee che erano, non c'è bisogno di fare un piano di sviluppo di Monticchio, lo hai espresso nella maniera più efficace, non ci vuole, come dire, un turismo esperienziale, perché seppure quella fase storica del turismo, per chi conosce i processi di sviluppo turistico,
ha avuto negli ultimi 5-6 anni una contrazione, ma il turismo esperienziale ha una funzione straordinaria di volano comunicativo. Castelmezzano era un posto bello, riconosciuto, diciamo, fin dal viaggio di De Martino, con tutta la disperazione che accompagnava i nostri comuni, dove le persone stavano in convivenza con gli animali, cosa che accadeva fino agli anni 50, guardate, non è che, lo so bene, cioè le unità immobiliari erano sotto e sopra con gli animali, ma questo non, Silvana, che è mia compagna di classe, si ricorda che quando noi frequentavamo le scuole elementari e le scuole medie, c'era ancora chi andava a pascolare la capra prima e dopo la scuola. Cioè, per essere chiari, e noi siamo i figli della fine degli anni 60, l'inizio degli anni 70, quindi abbiamo un'età, diciamo, in cui di cui la memoria è ancora viva in ognuno di noi. E negli anni 50 questo territorio era, diciamo, davvero un pugno nello stomaco per i livelli di arretratezza, per le difficoltà, quindi, diciamo, dei passi in avanti si sono fatti, però capite perfettamente quello che è accaduto in questo tempo. Quindi io sul parco, per esperienza, il parco può essere, può coadiuvare, ma un parco costituito in quel modo, diciamo, tranne l'area protetta di Monticchio e tranne diciamo, alcune altre enclave tra San Fele, Barile, Venosa stessa. Poi badate, è molto complicato tenere insieme 9 comunità con una pressione ad uscire dal parco, perché questa è l'altro elemento con cui farete i conti. Nonostante i 6.000 ettari per 9 comuni, per un territorio vastissimo, non come il nostro che è un territorio piccolo, io però devo dirvi che Castelmezzano si è mantenuta così bella proprio grazie a quel vincolo del 1986. Noi abbiamo avuto una delle ricostruzioni post terremoto più regolari, il piano colore, la pietra a faccia vista, che fu una imposizione non accettata dai cittadini fino a 10-12 anni fa. Io, quando sono diventato sindaco, le persone mi chiedevano di poter intonacare le loro case e io a spiegare che non era. E devo dire, un matto di architetto, perché poi ci vuole anche un pizzico di follia, è riuscito a dire di no a tutti. Cosa che è accaduta a Guardia Perticara, per chi c'è stata, anche lì. Poi la verità è che sono sempre gli uomini che fanno la differenza. C'è poco da disquisire. Sono gli uomini che decidono nel bene e nel male. E il grande vantaggio dell'imposizione dell'area protetta, perché nell'86 non eravamo ancora nella società della comunicazione dove tutto è veloce, dove se uno si mette contro troverà almeno altri 50 che si mettono contro, anche se non hanno capito un tubo delle ragioni per cui diciamo si esprime contrarietà. Ma accade questo in questa società. Nel 1986 era ancora un tempo in cui era tutto più lento. Però noi facciamo molta fatica, io tutti i giorni, i cacciatori, gli agricoltori, è una fatica dire di no e spiegare perché i cinghiali arrivano fino all'ingresso dell'abitato, perché i vigneti neanche con le recinzioni riescono a garantire la produzione di uva, perché il grano lo mietono i cinghiali. E diventa complicato fare sempre la guerriglia e spiegare che così. Devo dire che è un tema che fa breccia nell'opinione pubblica e non è semplice reggerlo, non è per nulla semplice. Devo dire che la fortuna di aver incrociato una buona idea e la buona sorte di aver condiviso con una comunità che ha seguito sulla fiducia è servito in qualche modo ad attutire, ma noi abbiamo ancora, io ho ancora questo tipo di pressioni, per cui il parco non è la soluzione alle deficienze organizzative
che in qualche modo nel tempo si sono, anzi, diciamo, per certi versi vedrete che quando si esplicherà la sua funzione istituzionale, il piano del parco, gli ulteriori pareri, sarà molto complicato, però non vi dovete abbattere, perché è evidente che il valore di un'area protetta è un valore aggiuntivo in questa società. Non è ancora chiaro a tutti le certificazioni ambientali dei nostri territori, che sembrano un attestato di stima fatto da chi si trova a Bruxelles, ma ha un valore in una società dove le persone si muovono anche per quello. Nella pandemia avevamo pensato, anche per influsso dei grandi urbanisti e sociologi, pensate a Boeri, che già a giugno del 2020 aveva in qualche modo previsto che con molta probabilità le periferie urbane si sarebbero svuotate, si sarebbero riempiti di nomadi digitali, quei lavoratori che lavorano a casa con lo smart working, si sarebbero riempiti i nostri, è accaduto per un tempo breve, da Milano i nostri figli, i nostri fratelli, i nostri cugini sono rientrati, ma poi sono rientrati di nuovo a Milano. Ora io non so se questa tendenza sarà reale, e ciò che è stato in qualche modo diagnosticato nell'immediatezza della pandemia si potrà realizzare, però quell'esperienza ancora una volta ci restituirà un mondo che non guarderà più a quello che era, quindi qualcosa in qualche modo accadrà. Dato un po' queste risposte, vi racconto la nostra storia, che è una storia, come dire, di un gruppo di giovani infervorati dal fuoco del cambiamento, della modernità, dell'innovazione. Noi avevamo un posto già bello, ma quando io sono diventato sindaco, lo dicevo prima a Mimmo e lui se lo ricorda, stava chiudendo l'unica macelleria che avevamo. Avevamo tre bar, il vecchio e storico albergo Dolomiti e un ristorante, nulla più, e due generi alimentari, perché uno aveva chiuso. Nulla più. Chiudiamo in 3 minuti la diretta Facebook, okay. Poi ci prendiamo comunque. Oggi noi abbiamo 40 strutture ricettive non alberghiere, cioè senza partita IVA, fuori da quelle 175, 40 a Castelmezzano e quasi 30 a Pietrapertosa, che si aggiungono a quei numeri che ci siamo detti. Abbiamo oramai tanti ristoranti nel borgo, almeno 3 agriturismi, 2 alberghi, 200 posti letto fino all'anno scorso soltanto negli affittacamere e nei bed and breakfast, cioè su una popolazione di quella portata. Il Volo dell'Angelo ha avuto questo grande pregio di saper trasmettere la comunicazione di quel luogo e di renderlo attraente, di renderlo ambito a chi veniva. Cioè, noi abbiamo avuto persone che venivano non per visitare le città d'arte, ma venivano dal Giappone piuttosto che dal Brasile per venire a volare. Sembra una pazzia. Tra l'altro con i pullman che il sabato e la domenica non arrivano, con tutti i disagi e la testimonianza che si può fare sviluppo anche in posti periferici rispetto ai grandi centri di aggregazione. Il Volo dell'Angelo ha avuto questa grande capacità di amplificare e rafforzare la comunicazione di quel territorio. Arrivati lì hanno scoperto che il luogo era bello, incastonato nelle rocce, case costruite nella roccia, in un luogo magico, un presepe per 12 mesi all'anno. E abbiamo capito, proprio per i principi che diceva il professore Romano, che non ci potevamo fermare al Volo, perché bisognava andare oltre. Così abbiamo fatto il primo, il percorso delle 7 pietre, che è una passeggiata letteraria che racconta di una delle leggende più presenti nelle coscienze nostre, la fascinazione d'amore, le maciare per essere chiari. In 7 stazioni, in 7 pietre, fatto da uno dei più grandi artisti che è morto poco tempo fa, Lucano, trapiantato a Roma, Rocco Falciano, quello che ha fatto
il percorso di Land Art di Portella della Ginestra, la strage di Salvatore Giuliano, per essere chiari. Ed era un lucano, un potentino, un pittore, scultore, che noi abbiamo chiamato e ha fatto questo percorso, che durante la pandemia ha avuto la sua esplosione. Poi 3,6 km di vie ferrate, i ponti sospesi che vi ha fatto vedere il professore, un primo spettacolo, anche qui copiato da un'esperienza consolidata in altri contesti, la Francia, dove i beni monumentali, i castelli, non sono dei luoghi fermi, dove si racconta lo spettacolo della storia di quel territorio attraverso luci, suoni, videomapping, e l'abbiamo fatto anche noi, abbiamo fatto La Grande Madre, questo spettacolo che racconta in... quest'anno ci sarà il pezzo forte dell'estate, perché abbiamo fatto un restyling, ne abbiamo ridotto la durata con degli effetti ancora più spettacolari per rendere, diciamo, di notte al visitatore 40 persone per volta, due spettacoli serali, possono completare la loro giornata conoscendo i luoghi, la storia, la leggenda che li ha attraversati. Insomma, è possibile. Ora, non è tutto oro, perché è evidente che i problemi ci sono, il turismo da solo non può sostenere, abbiamo avuto l'avventura di incrociare altre belle esperienze, ma grazie al volo dell'angelo, uno dei più grandi stilisti italiani è venuto da noi e noi abbiamo dato un immobile abbandonato all'interno dell'area artigianale che non aveva una sola attività produttiva che funzionava, ci lavorano 22 persone, 14 sarte del paese, e fanno purtroppo le cravatte anche per Putin, diciamo che capita anche questo, però è per dire di come siamo riusciti attraverso quell'attrattore ad accendere un grande riflettore su quel luogo, che era di per sé bello, ma semisconosciuto, per cui nel 2007 una delle più importanti riviste di turismo americano, che si chiama Budget Travel, ha qualificato Castelmezzano il luogo più bello del pianeta fra quelli meno conosciuti. E lui ci era capitato per caso. Questo per dire che un patrimonio come quello che io conosco e poi, diciamo, nell'interlocuzione successiva, aveva bisogno di una spinta. Perché quello che è successo a noi con il volo dell'angelo è successo a voi negli anni 60 con quella funivia. Un consiglio a chiunque si occuperà della proposta di sviluppo. Belli tutti quegli attrattori che vanno realizzati, alcuni anche con spese, ma deve per forza riqualificarsi e animarsi, diciamo, la gestione dei servizi turistici. Cioè occorre un'animazione sociale che recuperi i conflitti, i contrasti. Guardate, io ho iniziato ad avere problemi quando aprivano sempre più attività, ma mo ci sono già tre ristoranti, ma pure voi, fermate, è venuta la gelateria Caruso da Potenza, i miei amici più cari che loro conoscono, col muso lungo perché avevamo pure noi, e io ho spiegato che più qualifichiamo l'offerta turistica più le persone arriveranno, non è che vengono soltanto 40 persone e ce le dobbiamo dividere, meno siamo e meglio stiamo. Più siamo, più arrivano persone, perché si fa comunicazione, perché le persone quando vengono, dopo aver visitato un luogo bello, ce ne sono tanti in questa Italia, ricercano la qualità dei servizi, l'esclusività. Allora, o siamo nelle condizioni di arrivare e superare conflitti, contrasti, gelosie, e far sì che si animano e si qualifichino le attività a servizio del turismo, oppure non servirà fare anche la cosa più bella del mondo, e voi l'avete, una delle cose più belle del mondo, quei dei laghi e quell'abbazia che io conosco benissimo e che è sottovalutata, che è sottoutilizzata e che necessita di un innesco che faccia ricostruire, diciamo, quel tessuto. Voi negli anni 50 e negli anni 60, quando quell'iniziativa si è sviluppata, siete stati come noi, perché alcuni di voi hanno creduto sulla fiducia che poteva realizzarsi qualcosa di importante e avete contribuito e lavorato perché si realizzasse. Poi invece è scattato l'egoismo degli uomini
e cioè il tentativo di monopolizzare. È la cosa più sbagliata che si possa fare. Io ricevo come comunità, non come persona, questo riconoscimento importante della FAO e dell'Organizzazione Mondiale del Turismo, non per il volo dell'angelo, che è riconosciuto da tutti, una cosa importantissima, bellissima, ma perché abbiamo rappresentato una forma di turismo comunitario dove ogni famiglia o quasi ha un'attività, che sia un B&B, un ristorante, un'affittacamere, un negozio di prodotti tipici. C'è la società che gestisce gli impianti, è una società pubblica partecipata dai due comuni di Castelmezzano e Pietrapertosa che assume per 5 mesi 22 ragazzi e produce da sola un reddito di quasi 700.000 euro l'anno, i biglietti, e che non chiede una lira ai comuni e che trasferisce un po' di servizi ai comuni. Questo per dire che il turismo comunitario è stata la buona pratica premiata a Castelmezzano dall'Organizzazione Mondiale del Turismo, non la sua bellezza riconosciuta, non la suggestione degli attrattori che abbiamo realizzato, ma la capacità di aver coinvolto tutti. Ora, e chiudo, le persone sono diventate un po' più stronze, diciamo, negli ultimi anni io rilevo un cambiamento del, diciamo, anche dello spirito di solidarietà, i soldi fanno anche questo, purtroppo. Ma devo dire che la cosa ha funzionato e spero che si possa ripetere, perché solo con la fiducia e con la condivisione di molti un progetto di sviluppo e il rilancio di questo territorio che di per sé ha tutto. Io non ho né il vino, né l'olio. Sì, abbiamo un'acqua ma non è minerale, e pur tuttavia noi vendiamo perché noi promuoviamo la Basilicata, noi abbiamo oramai 3 negozi che vendono prodotti tipici, sono degli showroom veri e propri, e dove c'è solo l'Aglianico del Vulture. Cioè, noi vendiamo quella perché quella è la Basilicata, vendiamo i peperoni di Senise, eppure i peperoni li facciamo pure noi, qualcuno si è ingegnato e li produce in quantità industriale, ma per dire, è questo diciamo l'effetto che ha generato la fiducia e anche la consapevolezza che si può vivere non andando a fare i camerieri a Rimini a 1200 euro per 3 mesi, ma lo si può fare anche lì. Ed iniziamo anche noi ad avere difficoltà a trovare personale nelle attività. Certo. Diciamo, la storia poi a un certo punto si riproduce ed è sempre la stessa. È piacevole